Parliamo oggi di finanziamento a tasso zero, di cui si sente spesso parlare. Supponiamo di essere interessati all'acquisto di un computer del valore di 1.100 euro che ci viene proposto a 11 rate mensili di 100 euro ciascuna. Quindi saremo portati a pensare 11% fa 1.100, quindi deve essere per forza a tasso zero. Bene, vediamo subito che non è così. Attenzione, questo è un esercizio, diciamo, di attenzione, nel senso che quello che vi voglio far capire è il valore temporale del denaro, cioè somme disponibili a date differenti non sono confrontabili tra di loro, e in particolare le 11 rate da 100 euro, è vero che la somma fa 1.100, ma non si può sommare qualcosa che è disponibile in matematica finanziaria a date differenti. Vediamo subito perché, vediamo con la dimostrazione empirica. Supponiamo che lo stesso bene, qui per necessità espositiva, per chiarezza, adesso, per semplificare, possiamo ottenere lo stesso computer a 1000 euro con sconto cash. Allora, qui utilizziamo la funzione tasso di Excel, che prende come argomenti i periodi 11, in questo caso il pagamento 100 euro con segno negativo. Il valore attuale prendiamo 1000 euro e non 1100, valore futuro, il tipo e l'ipotesi non interessano. Allora, se applichiamo la funzione tasso, otteniamo già un 1,62% mensile, moltiplicato 12, tasso nominale annuo sarebbe già 19,47. Ma non ci accontentiamo di questo, andiamo a vedere la dimostrazione empirica. Ecco. Allora, poniamo qui nella colonna B il finanziamento iniziale di 1000 euro, nella colonna C rimborsi 100 euro per 11 che fa 1100, ok? La somma che in realtà non è confrontabile, ma lo sommiamo qui. Qui nella colonna D inseriamo i 1000 euro iniziali, poi in D 18 la somma che poi in realtà è una differenza, cioè 1000 meno 100. Algebricamente equivale a fare più 100, cioè quindi in sostanza rimangono 900 se pago 100, ok? Poi 800, la seconda rata 700, 600 e così via fino a zero. Ci accorgiamo che già dopo 10 rate abbiamo già pagato tutto, no, anzi dopo 9 rate, vabbè, 10 considerando la prima, ok? Vediamo l'interesse. L'interesse che abbiamo calcolato con la funzione tasso, che era dell'1,60 2 di 10 applicato via via ad ogni saldo parziale, quindi a 900, poi a 800 e così via, ci dà questi interessi: 16 euro sarebbe l'1,65% su 1000, 14 euro è l'1,65% su 900 e così via. Alla fine otteniamo un valore di interessi di 89 euro e un importo totale del prestito effettivo di 5.500, ma questo è naturalmente la somma dei parziali. Ora vediamo che cosa ci dice questo. Scopriamo la colonna G. Vediamo un po', scopriamo la colonna G. Ragioniamo un attimo. Allora, abbiamo preso al tempo 0, ricevete il bene che vale 1000 euro e non 1100. Questo è il trucco. Al tempo, dopo la prima rata, avete di fatto preso prestito 1000 euro per 30 giorni, perché le date 100 euro dopo 30, quindi i 1000 iniziali, in realtà ne avete prese prestito per 100 giorni, per 30 giorni, perché dopo 30 giorni sono già il capitale residuo è 900. L'anno successivo avete preso prestito 900 euro per 30 giorni, così via, fino all'ultima rata 100 euro per 30 giorni. Anzi, la penultima, perché l'ultima rata, siccome il debito residuo era zero, avete di fatto finanziato il finanziatore per 100 euro per 30 giorni. Alla fine della fiera, ragionando, e qui senza applicare formule astruse, avete preso prestito mediamente 550 euro al mese, perché? Perché 5.500 diviso 11 fa 550, pagando 89 euro e 272, 2.723 decimillesimi di euro. Allora, praticamente, ecco, cioè il 16,23% che diviso per 10 moltiplicato per 12 mi fa il 19,47%, altro che tasso zero, e questo 19,47 non è altro che il tasso annuo nominale. Ci fermiamo qui.